atteggiamento molto concentrato. Apre l'ombrello. Un po' scherza e mima l'ombrello. E questa non l'ha preparata come altre volte, anche perché non era dato da immaginare quello della pioggia ad accompagnare la finale. Bailey Cole, Kima Bailey Cole, che dà l'idea di quanto sia profondo questo serbatoio dei giamaicani. Nesta Carter, manca Johan Blake, il campione mondiale in carica, sputano altri, altri si perdono per strada per altre ragioni, doping in particolare. Ed ecco qui il campione olimpico mondiale, primatista mondiale della staffetta 4%, Mike Rogers, non lui, e Nesta Carter, quello tante cose da sopra, e Usain Bolt prima ancora è molto vicino a pareggiare il record, a pareggiare il record di Carl Lewis quanto a medaglie vinte. La pioggia è aumentata dai campionati del mondo. E questa è sempre stata una gara americana con 8 vittorie, 3 vittorie consecutive di Carl Lewis all'inizio e poi le 3 vittorie di Morris Green. Voglio ormai. 6 Usain Bolt, 5 l'americano Justin Gatlin, in 4 Michael Ashby Giamaica, in 9 Mike Rogers. Adesso sta piovendo piuttosto forte e si vede proprio sul corpo e sulla pelle di Usain Bolt. Finale di 100, momento più di tutti questi campionati. Parte discretamente Usain Bolt, al suo fianco il Justin Gatlin, non lo molla, non lo molla, gli scappa via, gli scivola via Usain Bolt, vince lui e fa 9,78 con questa pioggia, meno 0,3. Usain Bolt non sarà il Bolt che nulla teme e nessuno batte. Non l'ha battuto nemmeno la pioggia, ma ha comunque controllato e dominato per questa finale dei 100 metri. 9,77, primato stagionale per Usain, non cade nemmeno il miglior risultato al mondo quest'anno che resta di Tyson Gay. E poi arriva Justin Gatlin per l'abbraccio, secondo a 9,85 Justin Gatlin, Giamaica e Stati Uniti. E Usain Bolt è l'uomo più di successo della storia dei campionati del mondo. Stesso posto per Nesta Carter. E la Giamaica fa 1-3 con Gatlin al secondo posto. Poi Kimar Bailey Cole, il giovane giamaicano, quarto con 9,98. E poi a completare gli altri, il resto del mondo. Ma intanto su questo Bolt. Beh, direi una gara non monster come piacciono a noi, francamente. Non c'è più quel baratro che si apre negli ultimi 40 metri, quindi è una gara vinta più sofferta, che dà anche una dimensione più umana a questo grandissimo campione. Gatlin a 9,85 gli è a meno di un metro, quindi una gara vera di grande agonismo. A me è piaciuta molto.